Ciao a tutti, bentornati sul canale AmoGliItaliani.Cupido sembra aver scoccato un'altra delle sue frecce nella casa del Grande Fratello, ma i pronostici non sono favorevoli. Dura ormai da 5 mesi questa lunga edizione del Grande Fratello che, seppur nata con l'intenzione di mantenere una certa sobrietà rispetto a quelle precedenti, non ha mancato di far parlare di sé. In oltre 150 giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, le dinamiche fra i concorrenti sono state e continuano ad essere le più svariate e tra esse non scarseggiano quelle a tinte rosa. Se nelle prime settimane di gioco a tenere banco sono stati il feeling tra la Queen Beatrice Luzzi e l'audace Giuseppe Garibaldi insieme al corteggiamento di Varese nei confronti dell'affascinante Heidi Baci, il resto del cast non è rimasto certo a guardare. La fotografa Letizia Petris, ad esempio, dopo alcuni tentennamenti, si è finalmente decisa a far spazio nel suo cuore al macellaio romano Paolo Masella. Ed oggi i due hanno una larga schiera di fan pronti a sostenere il loro amore anche fuori dal programma. Altro tema caldissimo di questa stagione del celeberrimo reality è poi diventato il discusso triangolo fra i tre ex protagonisti di Temptation Island, ovvero Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Quello che sembrava un intrigo degno di una telenovela sembra per ora essersi concluso con la rottura definitiva fra il giovane reatino e la Rossetti. Durante le ultime puntate in diretta su Canale 5, infatti, il pubblico ha assistito spesso a varie incursioni di lui nella casa del GF al fine di parlare con l'ex fidanzata Perla. Ma cosa si prospetta all'orizzonte per Greta? Grande Fratello, confessione a cuore aperto, lei non ha dubbi, completamente diversi. Archiviata la storia con Mirko, la bella Greta sembra sempre più intenzionata a togliersi di dosso il ruolo di terzo incomodo. Ed il suo percorso al GF sembra aver preso una piega sempre più distante dalla vicenda sentimentale che l'ha resa nota ai telespettatori. Anzi, ultimamente in puntata Alfonso Signorini ha anche dedicato una clip ai probabili flirt che la ragazza starebbe instaurando con due coinquilini, alias Vittorio e Sergio. Nulla di concreto al momento, certo, ma la dinamica potrebbe diventare alquanto interessante. Dopo la diretta, la Rossetti ed Ottavi hanno poi avuto una conversazione sull'interesse che lo chef e l'ingegnere sembrano nutrire per la Geffina. Quest'ultima sembra non avere ancora una preferenza precisa tra i due corteggiatori. Ed ha espresso chiaramente di trovare in entrambi cose distinte che la fanno star bene. Di questo discorso Sergio ha poi parlato con Rosy Cin in giardino, manifestando le sue perplessità sull'atteggiamento di Greta verso di lui e verso Menozzi. Di cosa stiamo parlando? Ha detto il cuoco surfista all'amica. Di due cose completamente differenti, ha risposto secca la chef milanese. GF, Sergio D'Ottavi interessato a Greta, il parere di Rosy. Non sei capace quindi di prendere posizioni? No, che devi prendere posizioni, perché io non voglio posizioni di nessun tipo, ha continuato lui. Secondo me siete proprio due persone completamente differenti in questo momento nel suo percorso, ha detto Rosy riferendosi anche a Vittorio. Per me lei ha ben chiaro cosa sei tu e cosa è l'altro. Due rapporti completamente differenti ai quali non può rinunciare, perché comunque sia uno le dà una cosa e uno le dà un'altra. Non resta che continuare a seguire gli sviluppi di quest'altro appassionante intrigo sentimentale. Secondo voi, chi sceglierà la bella ex tentatrice?